Francesco Caio, meridionale di Napoli, nato 57, ha un curriculum che potrebbe riempire varie vite. Da quasi 18 mesi amministratore delegato di Poste Italiane, l'ha già in questi pochi mesi portato in borsa. Per 2 anni era amministratore delegato di Avio, che faceva missili per lo spazio e pezzi dei motori di aerei. Anche qui in Puglia, a Brindisi. In parte già venduto a General Electric, molto bene. Ha studiato come ingegnere elettronico a Milano e poi management in Francia. Amministratore delegato Olivetti, Omnitel, Merloni, Elettrodomestici, Cable and Wireless, Motorola e poi anche consulente di Lehman Brothers e del primo ministro Renzi, così uno stratega, diciamo, giusto? Ma arrivato nelle poste, non sarebbe una caduta organizzare il postino, uno pensa, e l'unica barzelletta che mi viene in mente che posso raccontare è quella di Andreotti, che dice: i manicomi sono pieni di due tipi di persone. C'è quel tipo che dice che sono Napoleone e c'è quell'altro tipo che dice: posso risanare le poste. Allora, qual è stata la sfida in poste? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Si deve essere matti per andare alle poste, ma ci si diverte molto alle poste, perché io ho trovato una infrastruttura fatta di persone che è al servizio del paese, che ha fatto una enorme trasformazione negli ultimi anni, ancora tantissimo resta da fare, ma che io penso, proprio nelle discussioni avute anche oggi pomeriggio, trova un suo ruolo importante. Se pensiamo ad esempio al commercio elettronico, a questo nuovo sistema di essere negozio, di essere commercio, c'è un patrimonio gigantesco di informazioni e di cose che si muovono, nelle quali io voglio molto inserire il sistema postale, perché questi due flussi di gente che chiama e di prodotti che si muovono sembrano disegnati per le poste e sembrano disegnati per uno strumento neutro che può essere anche un fattore, adesso usiamo una parola un po' grande, di liberazione per le imprese rispetto ai grandi intermediari del digitale. Cioè avere la possibilità di interagire direttamente con chi compra e con chi vende, poter avere un'impresa che sa di poter contare sulle sue competenze senza affidarsi a delle piattaforme di intermediazioni, penso che i sistemi postali, non solo Poste Italiane, possano avere un ruolo molto importante per far sì che il valore del commercio, delle idee, dei brevetti nel mondo digitale resti nelle mani di chi ha queste idee e venga meno esposto al rischio e opportunità dei grandi intermediatori. Se veniamo al tema e se sfruttiamo lo stratega Caio, il digitale cosa ha fatto con i mercati dei prodotti? Cosa diverso oggi di fronte a 30 anni fa? E ci sono tanti prodotti, sapone, auto, viaggio, servizi di comunicazione, musica, intrattenimento. Si applica forse anche in modo diverso ai vari prodotti. Ma se vedo lo stratega, come vede il colpo che ha dato il digitale, il colpo ma anche le opportunità? Come si analizza questo? Allora, siccome è sabato sera, siamo in una bella città, è difficile fare queste discussioni tenendole un po' vivaci senza arrivare ai livelli sconci di Andrea Pezzi, perché poi ognuno ha una dignità, no? Però il tema è questo, ci sono due riflessioni che ho fatto. Io vedo sempre la digitalizzazione come un qualcosa che ha separato l'informazione dai beni fisici. Allora, e il valore è andato molto sull'informazione. Questo significa avere un potenziale gigantesco per ripensare i propri prodotti e tutta la catena della formazione del valore, perché la quantità di informazione ha dentro molto valore.
Allora, prima si parlava della data economy, è una cosa complicata per dire, se io so quali sono i consumatori che sono particolarmente interessati al mio prodotto, io ho capacità di fare un prezzo a lei perché so che me lo paga 5 e un prezzo a lui perché so che me lo paga 3. Questo è banale, ma un tempo c'era bisogno delle grandi aziende, delle grandi informazioni, dei grandi mercati. Oggi è possibile farlo su scala più piccola. E questa è, secondo me, un'enorme valenza che il digitale porta nell'economia ed è un fattore di produttività enorme che va sfruttato. In futuro, come cambierà ancora la nostra economia, il digitale? Quale sarà uno scenario fra 10 anni? Allora, io volevo, in questa terra che ha fatto tante innovazioni, appunto facevo riferimento prima all'esperienza Avio, in genere questa è una terra che nel polo aeronautico ha avuto un esempio di innovazione fortissima. È bene ricordarsi una cosa semplice, come semplice poi sono le persone di questa terra. Le aziende stanno in piedi se il fatturato è più alto dei costi. E queste regole sembrano a volte essere messe in discussione nei convegni in cui si parla di digitale. Quindi io non so come sarà l'economia fra molti anni, ma so che bisognerà far sì che il fatturato sia più alto dei costi. Questo lo dico perché, frequentando, grazie a Dio, anche per il mestiere che faccio, università, giovani, persone che vogliono investire, stiamo aprendo molto il sistema postale anche alle nuove ventures, incontriamo spesso persone che col concetto della start-up, del modello innovativo, eccetera, tendono a dimenticare i basics. Ecco, non dimentichiamoci le cose di base. L'economia, che sia analogica o digitale, sta in piedi se le aziende hanno una ragion d'essere che tiene il fatturato più alto dei costi. Cosa fa il digitale? Si muove, varia, cioè cambia sia il modo in cui si crea il fatturato che quello con cui si creano i costi. E qui ci sono obiettivamente delle opportunità. Legate a cosa? Legate al fatto che le aziende piccole e nuove si muovono più velocemente delle vecchie. E quindi esiste obiettivamente uno spazio gigantesco per andare a creare imprese nuove o reinventare le imprese che esistono, liberando risorse da mestieri che un tempo si facevano e che oggi possono essere fatti con costi molto più bassi. Questo pone un tema gigantesco di occupazione, ma pone, secondo me, l'opportunità di riconversione. Cioè l'opportunità di liberare molte risorse, molti posti di lavoro, buttandoli su quella che si chiama la linea del fronte, cioè di fronte al cliente per dar valore aggiunto, liberando lavori ripetitivi che nel digitale non hanno più ragione d'essere. Chiudo questa considerazione dicendo che, secondo me, l'imprenditore del digitale dovrà essere, il manager anche, una persona libera, perché se non si è liberi di dirsi le cose come stanno si rischia di andare al muro. Cioè oggi far finta che alcuni mestieri che non servono più servano ancora significa mettere a rischio l'impresa. Far finta che si debba avere ancora la contabilità, la gestione, l'amministrazione, come se non fosse capitato quello che è capitato, è molto rischioso. E lo dico io che gestisco un'impresa dove c'è molto cambiamento da fare. Però questa è effettivamente una sfida culturale importante. Il digitale mette a nudo le inefficienze come le opportunità di crescita. Non guardarle in faccia con serenità e con determinazione significa mettere a rischio il futuro delle imprese. Certo, tanti hanno l'idea che così quello che è acquisito è sicuro e quello da guadagnare è ipotetico e incerto, mentre forse il digitale mina tutto quello che pensiamo sia sicuro. Ma come guadagniamo quello incerto? Questo, secondo me, è un messaggio che lancio al presidente Boccia, perché è un messaggio di contesto anche politico e di politica industriale. Questo è un paese che si è preoccupato un po' troppo di conservare la ricchezza che abbiamo accumulato senza puntare alla ricchezza da costruire. Noi siamo stati, come italiani, strepitosi quando eravamo poveri, siamo stati un disastro quando siamo diventati ricchi, perché abbiamo
concentrato molte delle nostre risorse a proteggere le ricchezze che abbiamo costruito. Se noi insieme, imprese, politica, politica industriale, istituzioni anche europee, diamo una mano a questo spazio cognitivo in cui iniziamo veramente a credere, ma c'è bisogno della politica, mai come oggi, a credere che domani sarà meglio di ieri, noi non aiutiamo lo sviluppo dell'economia digitale, che poi non c'è più una differenza fra economia digitale, l'economia è ormai digitale. L'investimento, hackathon, la prospettiva futura passa attraverso una consapevolezza non fideistica ma fattuale che il legislatore, chi finanzia il pubblico, i meccanismi istituzionali sono insieme al paese per pensare che domani è meglio di oggi. Allora le paure si abbassano e entrano in gioco sia i capitali sia soprattutto le competenze, che sono l'altra cosa, per cui può valer la pena per le ragazze e i ragazzi bravissimi che si laureano ancora in Italia di pensare che in queste terre e in questo territorio domani è meglio di ieri ed è anche magari meglio di altri domani in altre regioni. Questo, Presidente Boccia, è un passaggio molto importante su cui lavorare con grande impegno, perché è un passaggio dove l'alleanza capitali, talenti, regolatori, politica è un asse fondamentale. E non è vero che se non ci sono mezzi pubblici o fondi pubblici non si può fare progettualità digitale, c'è un enorme ruolo che le istituzioni possono giocare nel creare questo spazio. Io ci credo fortemente e penso che ci sia opportunità anche per l'azienda che rappresento di lavorare insieme in questo senso. Ma il digitale forse ha molte applicazioni anche nella vita quotidiana dove ancora non si scopre, forse l'Italia sarà anche pieno di questo. Io vengo da 10 giorni da Francoforte, ho avuto 2 esperienze che mi hanno un pochino colpito. Dico l'idraulico a Francoforte, vabbè, un imprenditore greco di successo anche in una zona dove vivono molti milionari, è stato chiamato da mia moglie e non ha detto ha detto mi faccio una foto, la manda via WhatsApp, così poi le posso dire cosa dobbiamo fare, quanto costa e quando devo mandare il tecnico. E l'idraulico, dall'altro, la famiglia aveva bisogno di un permesso all'amministrazione pubblica di entrata in una strada pedonale e quel dipendente pubblico ha aperto il computer, ha visto questa stradina, l'ingresso, l'ha visto con Google Street View e così ha saputo esattamente cosa si vuole. Non c'era un lungo discorso, piani, carte, no, Google Street View, tac, adesso te lo posso dire cosa si può fare. Tutti questi, ci sono migliaia di applicazioni, milioni di applicazioni. Ma quanto siamo noi tutti pronti a cambiare ognuno un pezzettino della vita per essere in grado di sfruttare tutte queste possibilità nella vita quotidiana? Guardi, adesso mi faccio pubblicità, lo faccio in modo spudorato. Io faccio un esempio di quello che abbiamo fatto quest'estate con una semplice app bancaria, per cui abbiamo fatto un po' di pubblicità televisiva, un mezzo oramai molto analogico in confronto a tutti questi canali digitali. E tantissimi clienti delle poste, quasi 1 milione, si sono scaricati questa applicazione perché hanno capito che si può pagare il bollettino da casa. Allora c'è un terreno fertile e va al di là delle età e dei demographics, è molto legato peraltro allo sviluppo degli smartphones che in Italia come nel mondo sono un vettore di democratizzazione della digitalizzazione. Anche negli Stati Uniti si vede chiarissimamente che gli smartphone stanno andando a coprire quelle popolazioni che erano rimaste un po' ai margini della digitalizzazione. Quindi qui il vincolo alla digitalizzazione quotidiana sta non tanto nella domanda quanto nell'offerta, non solo delle piccole ma anche delle grandi imprese. Io su questo sono molto fiducioso che sempre di più i grandi gruppi, secondo me, inizieranno a rendere permeabile la società di semplici applicazioni digitali. Altro è il discorso della pubblica amministrazione e dell'interazione fra cittadino e pubblica amministrazione. Qui io ho avuto modo di lavorare sia col governo italiano che con quello inglese
E qui c'è un tema proprio politico-istituzionale. Oggi a Venaria si tiene una giornata importante in cui si fa il punto con i Digital Champions italiani di a che punto siamo come paese sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, fra le altre cose. Penso che di competenze ce n'è tantissime, ma non è ancora entrato in Italia il concetto di standardizzazione, tale per cui lo Stato, svolgendo la funzione di Stato, definisce gli standard di interoperabilità, cioè gli standard, i linguaggi comuni fra i dati, tali per cui, per esempio, chi gestisce i permessi di una strada sia sullo stesso sistema di chi eroga il bollo auto, per intenderci. È un passaggio non facile, ma assolutamente essenziale per liberare un'enorme quantità di energia, per fare spending review, per aumentare la qualità del servizio ai cittadini e per far tornare i conti dello Stato. Passa attraverso non solo una volontà politica, ma anche una forza di dialogo con delle strutture industriali che sono diventate obsolete. Mi riferisco, per essere esplicito, ai moltissimi fornitori di software e tecnologie locali che vivono ancora di forniture parcellizzate ai comuni, alle regioni, ai ministeri. Ecco, oggi con le piattaforme che ci sono, con gli standard che ci sono, con le tecnologie dei dati che ci sono, si potrebbe in tempi realmente rapidi giungere a quel tipo di interazione. Ci sono dei servizi dove questo sta già capitando, ancora una volta facendomi un po' di pubblicità, per esempio tutto il meccanismo di gestione dei permessi di soggiorno per i nuovi italiani standardizzato sia attraverso enti locali che per esempio uffici postali è un punto di eccellenza del sistema italiano per erogare qualità. Come si è fatto su quello si può fare su molte altre cose. Veniamo alle eccellenze italiane, così l'Italia abbiamo sentito anche oggi così eccelle nella musica, c'è tanti che trovano interessante proprio la musica italiana anche fuori dall'Italia, c'è gli autori famosi anche fuori dall'Italia, ha questa grande imprenditorialità, ha molto più imprenditori della Germania, così forse sono anche imprenditori di aziende piccole, ma sono comunque testi imprenditoriali che sanno da solo cosa fare, dove mettere le mani e non devono solo organizzare in un grande meccanismo. Diciamo, se un ingegnere di migliaia di ingegneri della Mercedes forse sa bene cosa deve fare dentro il grande meccanismo, se si mette da solo con una scrivania e costruisce tutta la macchina, non si sa, forse l'italiano è più bravo su questo. Ma ci sono opportunità con il digitale, è possibile anche lanciare la bravura da musicista a autore in internet, c'è la materia prima di imprenditori. E poi, dove è il grande ma? Perché l'Italia non parte col digitale? Perché quali sono gli elementi che mancano che l'Italia possa andare a volare con tutte queste materie prime che ha? Non arriva al successo. Ma, si parlava un po' prima, no? Non c'è dubbio che noi abbiamo delle eccellenze che oggi il mondo ci riconosce nell'ambito della moda, nell'ambito del food, queste robe qui, bellissime. Però, ecco, noi ci confrontiamo con delle potenze economiche che non fanno solo moda e abbiamo dei centri tecnologici di studi, dai Politecnici di Bari, quello di Milano, che non fanno solo moda. Abbiamo la meccatronica, abbiamo la scienza dei materiali, abbiamo le biotecnologie. Ecco, attenzione a parlare di moda e di Italy, per carità, lunga vita alla moda, al turismo di destinazione, tutti i settori che possono beneficiare dal digitale perché possono essere competitivi anche su dimensioni piccole. Però io penso che ancora una volta, se iniziative come queste si vuol portare sul territorio una visione prospettica, noi dobbiamo porci l'obiettivo di quali sono le condizioni perché da Trani si costruisca la General Electric, perché da Trani si costruisca la Allianz, perché da Trani si costruisca la prossima Mercedes. Il futuro delle macchine nell'elettrico viene da Tesla, non viene più da Stuttgart. Vediamo.
Eh no, ma parliamone, perché è, allora queste discontinuità tecnologiche sono, direbbe Totò, un'opportunità da livella, cioè si riparte tutti allo stesso livello. Non facciamoci condizionare dal futuro, dal passato, anche il passato di successo, ma proviamo a mettere in moto dei meccanismi di aspirazione. Allora, il digitale è negli anni 2020 o 2050 quello che è stata la siderurgia degli anni 90, degli 890, 1890. Allora, un po' di approccio siderurgico a sta roba qua, un approccio di sistema, cosa manca? Le università le abbiamo, il sistema finanziario zoppica un po' in Italia e il sistema delle politiche industriali non è un granché. Allora, avere dei chiari punti di vista, i punti dove si vuole puntare per l'eccellenza. Genomics, abbiamo visto le evoluzioni del dibattito post-Expo, salute, data economics, genomics, benissimo, sono quelle, ma allora dove sono i centri universitari, quali sono i meccanismi per attirare i fondi pensione, quali sono le regole di fiscalità per favorire i grandi investimenti. Allora, questa è secondo me la riflessione da fare. Bari è oggi la Puglia in condizione di darsi l'obiettivo non di fare solo la carlinga in fibra di carbonio del 787, ma quali sono le condizioni per poter prendere la Puglia e dire la Puglia sarà il centro di eccellenza mondiale nei prossimi 20 anni, per esempio per il motore elettrico aereo. Ci sono dei fior fior di ingegneri a Bari che stanno sperimentando il motore elettrico modulare. Quali sono gli investimenti da fare, quali sono le regole da mettere in campo, quali sono le università da mobilitare a livello mondiale, quali sono i professori cinesi, indiani, americani di Berkeley, di Stanford da far venire qui. Dobbiamo fare questo salto, dobbiamo fare questo salto, dobbiamo darci l'obiettivo di avere questo paese, e io parlo di Europa, quindi parlo, preferisco parlare di regioni piuttosto che di paesi, nell'ambito della casa europea, che è l'unica casa percorribile. Qual è il destino di questo paese, di questo territorio, nell'ambito di grandi, grandi visioni? Bisogna, questo secondo me è quello che oggi manca, ma su cui io penso che si possa fare. Lo meritiamo e soprattutto lo meritano sti ragazzi che stanno studiando a pochi chilometri di qui. Cioè facciamogli noi, insieme a loro, una prospettiva di grande, cioè pensiamo a cosa è 3 anni nel 2050, facciamo lo stesso esercizio, il 2050 è meno distante di quello che sembra. Ma i politici italiani fanno questi disegni? E ce l'abbiamo qui, lo chiediamo a lui. Quando devono disegnare il futuro delle città non hanno fatto il grande disegno di solito. Secondo me bisogna avere un po' più di coraggio. Io penso che ci sia una grande maturazione nell'elettorato, nonostante questi meccanismi di paura che oggi purtroppo ci vengono rimessi sugli schermi dei nostri televisori con le cose orrende che stanno succedendo, ma c'è secondo me l'opportunità di un nuovo patto anche politico. Questo secondo me è l'aspetto più strategico, anche più affascinante di questa discontinuità tecnologica. Quando si vede le grandi visioni bisogna poi fare anche un po' i compiti a casa. Tanti paesi europei hanno sì l'internet veloce nelle grandi città, magari nel centro, ma già in periferia langue. Ma da tanto tempo anche in Italia, non solo in Italia, anche in Germania, si parla della rete internet super veloce, ma poi non arriva. E si parla, ma quando dovrebbe esserci e quanto tempo ci si dovrebbe mettere ancora? Guardi, l'investimento nella rete si fa quando si vede un ritorno. Cioè bisogna mettere i soldi sulla fibra nell'ipotesi che questi soldi un giorno verranno ripagati, se no è fondo perduto. Le condizioni in Italia perché questo accada non ci sono. E quindi io penso che questo paese resterà ancora molti anni senza fibra. E questo è un dato di fatto. Allora, o si fa un meccanismo, magari anche legislativo, in cui si crea una rete unica, perché la fibra è un monopolio naturale, cioè non c'è verso di far tornare i conti se arrivano due pezzi di fibra in una casa. E siccome l'Italia non ha avuto la televisione via cavo, per motivi storici, la storia è finita, bisogna guardare al futuro, non esiste un incentivo da parte di chi oggi ha la rete in rame di fare l'investimento, ma perché dovrei farlo?
Perché si fanno i convegni sulla fibra? Convegni ne facciamo tanti. Sembra che si parli tante volte di un progetto dello Stato che debba finanziare tutto, ma certamente ci sono molte aree dove anche il finanziamento va bene da solo, o ci sono delle situazioni dove io anche pagherei se qualcuno non mi dice fino a 20 megabyte per secondo, ma voglio avere qualcuno che me lo misura. Veramente, effettivamente hai 5 megabyte per secondo, allora se qualcuno me lo certifica poi pago anche il doppio se mi dà qualcosa in più. Ma se poi mi dicono fino a qualcosa e poi mi portano una piccola parte di quello, non ho un incentivo a pagare qualcosa di più. È tutto, compro un rubinetto grosso e poi non si sa quanta acqua esce. Certo. Allora come si può avvenire a capo di quello? Ci sono delle situazioni dove qualcuno è disponibile a pagare di più per un internet migliore, ci sono situazioni dove anche un investitore privato investe perché in città, in centro, in situazioni di zone industriali, e ci sono altre situazioni dove bisogna fare le regole e bisogna dare un piccolo sussidio, mettere a gara forse chi lo fa la linea con 100, chi lo fa con 98, chi lo fa, aggiudicato 80. Sì. Capisco benissimo. Diciamo, io adesso non è che segua più tanto da vicino quel tema come analisi di mercato, però fino ad oggi questo non è accaduto, perché fino ad oggi i consumatori hanno preferito pagare 10 euro al mese e avere qualcosa fino a. Qualcosa, sì. Qualcosa. Cosa è successo però, ed è difficile da misurare, ma io ho un'ipotesi che questo sia già successo e continui a succedere, che gli investimenti stanno andando altrove anche per mancanza di connettività. E quindi noi non abbiamo il cliente a cui fare la domanda, perché quel cliente non si è mai materializzato. Noi abbiamo degli distretti industriali dove ancora non sono collegati in fibra, e quegli distretti sono meno competitivi. Se lei da Stuttgart deve venire a investire, va in un distretto dove c'è la fibra. Allora, anche qui si tratta di capire quali sono i meccanismi di visione, i meccanismi anche di incentivazione, che misurino una cosa che oggi non si vede, cioè quel PIL, quel prodotto interno lordo, che noi non siamo stati in grado di costruire perché non sono venuti a costruire qui. Allora il gatto si muore la coda, così nessuno investe nella rete internet perché non ci sono clienti, ma i clienti non vengono perché non c'è la rete internet. E quindi si tratta della rana bollita, no? La rana sta nell'acqua, dice ma in fondo la temperatura non è poi così male, e poi quando si accorge che sta per essere bollita è troppo tardi. Allora qual è il meccanismo? Noi adesso non entriamo, siccome stiamo parlando di aziende quotate come Telecom Italia, non possiamo fare commenti, però un'osservazione di quanto a lungo si sia protratto il discorso e il dibattito sulle regole del prezzo del rame per far sì che un incumbent molto indebitato continuasse a costruire, a produrre flussi di cassa su un asset che andava degradendo, e questo però è un tema, quindi il tema anche del dialogo teso fra regolatore e regolato è un tema che va portato non solo nel dialogo fra giusti e cattivi, fra buoni e cattivi, fra guardie e ladri, ma in un contesto prospettico di qual è il futuro del paese. E questo dove, diciamo, possiamo fare un po' più di corsa. Se nel 2017 avessimo una rete digitale funzionante o up and running in quasi tutto il paese, sarebbe già sulla via di crescita anche nel digitale, o manca ancora qualcosa? Allora, nel 2017 noi non avremo la rete up and running, cioè non esiste, quindi facciamo i conti con quello che riusciamo a fare. Si è parlato molto oggi di alfabetizzazione digitale, se ne è parlato anche molto a Venaria, è un tema importante quello di rendere l'applicazione e l'utilizzo del digitale facile da usare. Torno col cappello della pubblicità, noi abbiamo in questi mesi attivato dei meccanismi di formazione sul territorio come Poste, mettendo insieme nel pomeriggio gli studenti del liceo con le persone più anziane del territorio nei nostri locali. Allora, quello è un meccanismo che fa domanda di digitale, che crea un ampio pubblico, che crea inclusione e che ha un'enorme ricaduta di beneficio anche economico sui territori. Noi stiamo in questi giorni affrontando un tema sicuramente non facile. Come forse alcuni di voi sanno, noi viviamo dal 1° di ottobre in un sistema di posta riformato.
Cioè, noi avremo nei prossimi mesi l'opportunità in alcuni comuni, sulla base di quello che ci hanno chiesto i clienti, di consegnare un giorno sì e un giorno no. Questo pone un tema, per esempio, per l'abbonamento dei giornali, che è un costo enorme rispetto a quello che viene riconosciuto dagli editori. Un meccanismo di digitalizzazione delle persone tutte è un meccanismo che crea una situazione in cui vincono tutti, perché agli editori si abbassa il costo di distribuzione, noi non siamo costretti a mandare un postino con il camion per una copia in cima a una montagna che costa 20.000 euro l'anno e per quale veniamo pagati 20, quindi insomma c'è un piccolo sbilanciamento, e si crea un meccanismo di inclusione sociale, perché, e questo è bene dirselo, lo sviluppo delle tecnologie digitali non è uno sviluppo democratico. Lo sviluppo dell'economia digitale è uno sviluppo che, se non governato, crea una separazione più ampia fra chi ha accesso e chi non ce l'ha. Quindi io punterei moltissimo sui meccanismi di inclusione. Ovviamente un'infrastruttura serve, ma oggi secondo me non è la priorità. Oggi secondo me la priorità è creare quella domanda applicativa che in prospettiva sarà disposta a pagare di più per fare la rete. Allora, non siamo da, no, prima devo completare questa cosa. Se avessimo la rete migliore, è già metà della strada o 90% o tutto, o manca ancora un altro pezzo come prerequisiti per uno sviluppo digitale? Nel mondo ideale dovrebbero andare in parallelo. Io penso sempre che ci sia un po' un parallelo, no? Nel senso che c'è una domanda che stimola l'offerta e l'offerta che stimola la domanda. Certo, se avessimo nel 2017 la rete più bella che c'è in Europa, sono convinto che il tasso di accelerazione di investimenti stranieri in Italia aumenterebbe, non c'è dubbio. Da solo non è però sufficiente. C'è questo punto, ripeto, questo processo di alfabetizzazione che è molto importante, perché un conto avere una platea di 25 milioni di consumatori che chiamano infrastrutture, applicazioni, competenze, e un conto avere una platea che è per esempio di 12 milioni e mezzo, cioè della metà. Quello fa la differenza ed è un altro elemento di attrattività del paese. Abbiamo comunque non l'Italia da solo, la Germania da solo sul mercato, ci sono questi player internazionali, Google, Facebook, Amazon e pochi altri. Questi possono guastare il gioco o possono aiutare a noi sviluppare? Ma il dibattito c'è già stato, quindi non mi ripeto, bisogna fare enorme attenzione, perché questi sono esempi di accumulazione rapidissima del valore nelle mani di pochi. Cioè chi detiene un algoritmo fa bingo e gli altri restano a guardare. Il che non significa che necessariamente chi ha l'algoritmo è il demonio, ma richiede una riflessione molto attenta su come andare nel sistema competitivo e di regole andare a ridistribuire le opportunità, non dico la ricchezza, ma le opportunità. Allora, noi abbiamo visto la rapida crescita di queste fenomenali macchine. Ricordiamoci che non solo nell'economia digitale, ma anche nell'economia tradizionale, i leader cambiano. Se io guardo la classifica delle 500 imprese più grandi al mondo del 1950, c'è rimasta più solo General Electric. Quindi esiste una naturale evoluzione, è capitata a Motorola, è capitata a grandissimi gruppi industriali che oggi non ci sono più. Io non voglio fare l'augurio a Google che spariscano nel dimenticatoio, no, però non vogliamo neanche farci narcotizzare noi dal fatto che non si possa pensare alle prossime Google. Allora, i meccanismi di concentrazione del potere e della ricchezza creano poi sperabilmente dei meccanismi di emulazione e di crescita di alternative. Ripeto quello che stiamo cercando di fare noi come Poste nel commercio elettronico. Oggi ci sono delle grandissime piattaforme di commercio elettronico che hanno però il difetto di disintermediare il produttore dal consumatore. Quindi io sono produttore di tacchi o di arance siciliane o di olio d'oliva in questo terreno, questo territorio. Per venderle nel mondo mi appoggio a queste piattaforme.
quelle piattaforme non è che sono lì per, solo per aiutarmi, mi portano via una buona parte del margine. Esiste un modello diverso? Esiste un modello dove io riesco a fare arrivare il consumatore finale direttamente da me e mandargli la mia merce direttamente da me? Questa è un po' una visione che noi abbiamo come Poste Italiane per un insieme di imprese, per far sì che mentre noi continuiamo a fare il mestiere che faccia a noi, quello del corriere, possano loro fare meglio il mestiere di produttore e venditore, mantenendo una parte più ampia del valore aggiunto. Certo, tante volte bisogna comunque essere conosciuti anche in internet, così gli editori dei giornali hanno questo problema. Da un lato dicono, in Germania dicono spendiamo 10 miliardi di euro all'anno in costi di personale per i giornalisti, e quello che producono questi giornalisti poi sono i contenuti che tante volte gratis vanno in internet, e Google vende la pubblicità su queste cose e la pubblicità ai giornali non rimane. Ma nessuno può dire rimango fuori da Google, perché altrimenti sono nel dimenticatoio. Allora lì c'è una cosa dove si sono cacciati in un angolo. Come si esce? Io infatti, se Andreotti fosse vivo, cambierei, invece che quello che vuol fissare i postini, quello che vuol risolvere il problema dell'editoria. Perché secondo me quella lì è andata. Perché i meccanismi di riconoscimento del valore sono molto complicati. Cioè far sì che un cliente, con l'abbondanza di informazioni che c'è sulla rete, sia ancora disposto a pagare quel prezzo per mantenere quella struttura dei costi, è obiettivamente un dato di fatto oggettivo. Non dimentichiamoci che ci sono delle grandi imprese che a fronte del digitale non ci sono più, Polaroid e Kodak sono saltate. Quindi anche su questo bisogna avere la serenità di dire che ci sono dei sistemi industriali che con questa nuova tecnologia saltano. Quindi anche qui però, anche in termini di prospettiva culturale, certo non fa piacere, però diventa drammatico se non c'è il nuovo che avanza. Quindi anche in questo senso il digitale è una grandissima opportunità, ma richiede coraggio. Cioè il digitale richiede veramente coraggio, perché è come quelli che fanno le giravolte nel Cirque du Soleil. Bisogna lasciare il trapezio sperando che dall'altra parte ci sia, perché se non c'è sono dolori. Ecco, secondo me questa è un po' la sfida al sistema politico, al sistema dell'università, al sistema imprenditoriale e anche al sistema delle amministrazioni locali. Bisogna crederci e bisogna far sì che si accompagnino quelli che hanno raggiunto modelli di business di maturità, ma non a costo di tarpare le ali ai nuovi modelli, se no i ragazzi vanno via. Ma qualche volta bisogna fare qualcosa perché ci sia una rete, perché ci sia quel trapezio dall'altro lato, e lì bisogna chiedere ai politici cosa devono fare per facilitare questo salto. Forse aggrappandosi al passato non stanno preparando così le aziende o italiani o i tedeschi a quel salto nel futuro. Difficile, è difficilissimo. Bisogna dirsi poi le cose come stanno, perché diciamo, loro sono nel business assolutamente legittimo di prendere voti e quindi di gestire un consenso sul territorio nel momento in cui ci sono delle imprese che si trovano in difficoltà. Però questo, secondo me, questo è il valore vero di queste opportunità, no? Di riflessione, perché poi Google ci verrà a dire quanto sono bravi loro, Andrea Pezzi fa il suo show, va tutto bene, fa pure impresa oltre allo show Pezzi. Il tema è che modello di ingaggio ci vogliamo dare rispetto a delle discontinuità fortissime. Se vedo la televisione, le notizie regionali, dal Lazio si vede che ci sono le proteste di operai con i quali ho molto, così, posso capire tutta la loro situazione, ma stanno a Rieti in un posto sperduto e difendono un'azienda che faceva circuiti stampati, che forse adesso si fa anche in Vietnam, con prezzo molto più basso, ma questo occupa così il telegiornale regionale, non il futuro. No, allora,
Qui veramente siamo finiti in una discussione io e lei dove dovremmo uscire con le guardie del corpo, perché il tema vero è che come tutti i meccanismi di evoluzione industriale si butta il vecchio e si crea il nuovo. Non c'è dubbio però, ecco, bisogna essere molto onesti, che se si guarda a come il sistema economico internazionale si è evoluto negli ultimi anni, noi abbiamo dei meccanismi di distribuzione della ricchezza che non stanno funzionando. E l'arrivo dell'economia digitale non ha per il momento invertito questi trend. Se si guarda a quanti stanno beneficiando della ripresa rispetto al totale della popolazione, qui si sta andando verso ulteriore concentrazione della ricchezza. E il meccanismo di concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi è un tema di questo secolo. È un sistema di utilizzo anche della tecnologia digitale per farsi venire in mente dei modelli economici di ridistribuzione della ricchezza all'interno dei paesi e a livello internazionale, vedi migrazioni, è secondo me una delle più belle sfide che ci poteva capitare, perché come imprese e come politici abbiamo davanti un foglio bianco per poter iniziare a riscrivere delle regole di ingaggio. Però è anche vero che bisogna avere, cioè io penso sempre al manifesto di Lisbona dell'Europa del 2001, un'economia di sviluppo fatta di progresso e di mercato e sociale, di inclusione, di sviluppo personale, basato sulla ricerca e sull'aumento del valore aggiunto. Io non so quanto ci abbiamo creduto fino in fondo, perché ci siamo molto troppo ripiegati a proteggere i mestieri del passato. Recentemente parlavo con un professionista che lavora a Cincinnati negli Stati Uniti, mi ha fatto vedere una vignetta che ha utilizzato, e c'erano due uomini delle caverne che diceva, uno diceva: io ho inventato la ruota, tu hai inventato il fuoco, cosa resta da inventare? Allora io ho come la sensazione che ci troviamo in questo angolo, è stato già tutto inventato, non ci resta che andare verso economie che occupano meno persone. Ecco, non è così, ma potrebbe essere così se non ci diamo insieme una mano per andare a farci venire delle idee innovative, liberando risorse dal passato e buttandole sul futuro. Quando è stato fino a poco tempo fa consigliere sul digitale di Renzi, alla fine, quando l'ha visto l'ultima volta in quanto consigliere, quali sono stati due o tre consigli pratici che gli ha dato? Ma guardi, io devo dire, con il presidente Renzi ho fatto più, come dire, un passaggio di consegne rispetto al lavoro che avevo fatto con il presidente Letta. E poi nella mia nuova veste di capo delle Poste, un percorso, diciamo, di condivisione di piano industriale, di prospettiva. Allora, sul versante dell'agenda digitale, io ho sempre insistito, e devo dire che mi sembra che la cosa stia prendendo, su tre cose: fatturazione elettronica, cose pragmatiche, fatturazione elettronica, una anagrafe nazionale della popolazione residente e un sistema di identità che consenta a noi di avere l'equivalente di un passaporto digitale che ci fa entrare in tutte le amministrazioni. La nemesi storica ha voluto che dei tre sistemi, quello che partisse prima è stato quello della fatturazione elettronica, che sta cancellando un sacco di fatture cartacee che viaggiavano per posta, e quindi avendo annullato la fattura tradizionale mi hanno detto di andare a gestire le poste. Se potessi far marcia indietro, vede, abolirei la legge sulla fatturazione elettronica, darei lunga vita alla fattura, però tant'è, no? Dobbiamo gestire per il bene del paese. Sul versante della posta però, al di là della fatturazione elettronica, esiste in particolare da parte di Renzi un fortissimo convincimento che quello dei pagamenti elettronici sia un vettore di trasparenza, di efficienza, di grande produttività del paese, e su questo stiamo investendo, e devo dire con soddisfazione soprattutto dei clienti, soprattutto di alcuni segmenti dei clienti, i giovani
e i nuovi italiani che trovano in questi meccanismi di pagamento elettronici, le PostePay, la PostePay Evolution, dei sistemi facili, sicuri, di inclusione bancaria senza dover passare attraverso le procedure molto burocratiche delle banche. Quindi io ho lasciato la strategia digitale alle spalle, mi sono messo a far conto economico delle Poste, quindi so che peraltro in sala ci sono dei colleghi, a loro dico continuate a vendere tantissime PostePay Evolution che va bene così. Non sono arrivate le domande scritte, ma così presumo che o siamo troppo lontani o forse abbiamo toccato un po' tutto. Tutto, allora la mia tutto, ultima andiamo. Domanda è sempre, arrivano. Allora ci tocca fare un po' di domande. Giustifica il fatto che da pochi mesi le Poste siano quotate in borsa? C'è da giustificare qualcosa? No, innanzitutto pochi mesi vuol dire che è già passato nel dimenticatoio, sono poche settimane, dal 27 ottobre. Non so se devo giustificarlo, dico che è stata un'operazione secondo me molto bella perché ha portato sui mercati internazionali, quando siamo andati a spiegare agli investitori che cosa vogliamo fare di Poste, un progetto che è sociale e di mercato. Cioè non abbiamo usato due storie diverse quando siamo andati in Parlamento alla Commissione Bilancio per esempio o a visitare gli investitori di New York. Abbiamo presentato l'azienda come una piattaforma di sviluppo inclusiva che su tre mestieri fondamentali, quello della logistica, quello dei pagamenti e quello del risparmio, se facciamo bene il mestiere che ci hanno dato, può aiutare l'Italia a fare dei passi evolutivi verso l'Europa. Nella consapevolezza, e l'abbiamo detto, che c'è ancora molto lavoro da fare per aumentare la nostra qualità del servizio. C'è il conto bancario, bisogna ancora averlo alla banca o basta quello delle Poste? No, bisogna cancellare quello della banca e portare tutto alla Posta. Ma dall'altro lato c'è la domanda, ma il digitale ridurrà il numero di uffici postali fisici? No, noi stiamo vedendo che c'è un enorme bisogno di dualità, cioè dei sistemi ibridi. Perché i clienti ci stanno dicendo che c'è la convenienza del digitale, ma anche la convenienza del mondo fisico, la capacità di avere dei servizi, dei rapporti, un dialogo, delle spiegazioni fatte nei nostri uffici. Quello che stiamo facendo allora li stiamo specializzando. Nelle grandi città offriamo dei servizi di consulenza finanziaria un po' più evoluta. Nelle zone a bassa densità stanno diventando sempre più dei punti di servizio, ma anche di informazione e di aiuto ai clienti per gli strumenti digitali. Quindi non riduciamo. C'è lo slogan Open Data. Qual è la posizione di Poste Italiane su questo campo? Ma come diceva prima Andrea, prima che open o big iniziamo a parlare di data. Perché noi, a me piace pensare Poste come se fossimo un internet con le gambe, un internet con gli uffici, quindi una maggiore consapevolezza del valore di un'infrastruttura immateriale che tutte le aziende dovrebbero avere al punto numero uno, che sono la base informativa nel rispetto delle privacy dei clienti, qui lo sottolineo, nel grandissimo rispetto delle privacy dei clienti, di quelli che sono le informazioni su di loro per dar loro servizi migliori. In questo contesto il tema delle open data lo stiamo affrontando. Noi abbiamo un dato fra tutti che speriamo possa diventare il più open possibile, che sono gli indirizzi, l'arco di numerazione delle strade, la mappatura delle strade. Oggi un tempo era il postino, no? che portava l'informazione su come era fatto un territorio. Ancora questo in moltissime parti c'è. Oggi dobbiamo combinare la conoscenza e la competenza della microarea del postino con una visione digitalizzata del territorio, che potrebbe nel tempo diventare un open data. C'è una voce che dice: il modello di economia e commercio digitale presentato da voi sembra destinato alla saturazione.
Come lo immaginate tra 10 anni? Ma guardi, io penso che noi non abbiamo neanche iniziato il percorso del modello di e-commerce che abbiamo in testa. Poste, se confrontate Poste italiane con i grandi operatori postali europei, la Poste in Francia o Royal Mail in Inghilterra, noi siamo molto più deboli degli altri operatori sul versante dei pacchi. Ma che cosa emerge chiarissimamente? Che l'enorme sviluppo del commercio elettronico passa attraverso un flusso di pacchi relativamente piccoli dalle imprese verso le case dei consumatori, che è sulla strada del postino e delle postine. E l'opportunità di utilizzare l'ufficio postale anche come una portineria degli italiani. Quindi io personalmente, per nel senso che uno può ordinare online e se la casa non ha il portiere chiede al fornitore di è un servizio che è già attivo su alcune grandi città. Quindi io sono molto fiducioso che questo sia un vettore di crescita del sistema postale in Italia, unito al fatto che anche il postino può essere un agente di incasso, per cui chi non si fida di pagare su internet può pagare il postino nel momento in cui si presenta con la merce. C'è molto da fare, ma io sono molto fiducioso. Quindi rispetto a questa alla domanda o all'affermazione di questo cittadino o cittadina, io dico secondo me noi siamo dall'altra parte, cioè abbiamo una grande opportunità ma anche una grande sfida, perché siamo un po' indietro rispetto agli altri. E come ultima, quali sono i criteri di selezione dei temi, che devono vedere quelli che vogliono fare uno start-up? I start-up con cosa si devono confrontare? E bisogna parlare in quel caso su livelli, immagini globali o anche regionali? Guardi, io qui però volevo sottolineare, fare una premessa, questo che penso io, in particolare delle start-up. Eravamo proprio ieri al Politecnico di Milano, dove ci si confrontava sui temi di che cosa dire, di come aiutare i giovani imprenditori quando loro pensano a start-up. Io penso che la startup rischia in Italia di avere una connotazione romantica, e cioè si fanno startup. Le startup sono delle imprese che si devono basare su un'idea unica, distintiva. Qual è l'idea? Qual è la grande idea che c'è dietro una startup? E secondo me, lo dico secondo me, avere l'ambizione quando si inizia di capire quanto grande si può diventare. Premesso che ci sono circa 13-14 mila persone in Italia che sono impiegate in quelle che vengono definite start-up, quindi sono in questo momento, diciamo, occupazioni e posti di lavoro benedetti, quindi non vorrei essere frainteso. Però io penso che oggi parlare di start-up sia soprattutto aiutare gli imprenditori, che siano giovani o un po' più maturi, a parlare prima di business e poi di tecnologia, prima di capire qual è la tecnologia che utilizziamo, qual è il business che vogliamo portare sul mercato, qual è l'idea che consente a quel business di convincere lei e me di mettere i soldi come clienti e comprarlo, e pensare senza montarsi la testa in grande. Noi oggi facciamo parte di un mercato europeo, di un mercato continentale. Le imprese nascono per servire quel mercato, e secondo me la tecnologia digitale ci dà, da noi un po' tutti, un'opportunità unica di sognare un po' in grande ma di tenere i piedi per terra. Quindi è business europeo e di prospettiva di crescita. Qui io farei così. Allora, abbiamo toccato un po' tanto, la domanda più importante all'intervista lo tengo alla fine. Abbiamo dimenticato qualcosa? Deve aggiungere qualcosa? Tante volte le risposte più interessanti vengono da lì. Cosa abbiamo dimenticato? Non abbiamo dimenticato nulla, se non dire che se qualcuno non avesse ancora il conto alle Poste, da lunedì noi siamo aperti. Grazie.